Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme un gradevole antipasto, un rotolo sfogliato ripieno di spinaci, provola affumicata e arrostino di tacchino. Io ho scelto questi ingredienti per il mio ripieno, però voi potrete tranquillamente dare spazio alla vostra fantasia. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti del nostro rustico e partiamo dall'impasto di base, la pasta sfoglia. Questa è la mia pasta sfoglia, quella che sono solita preparare e per la preparazione vi rimanderò al link a fine video e gli ingredienti li troverete in info box sotto il video. Se non vorrete preparare in casa la pasta sfoglia, potrete acquistare due fogli rettangolari. Utilizzerò per il ripieno degli spinaci semplicemente saltati in padella con olio, sale e una spolveratina di pepe. Metterò poi della provola affumicata, un pochino di arrostino di tacchino e poi avremo bisogno per spennellare il nostro rotolo di un tuorlo e 2 cucchiai di latte. Come prima cosa io vado a stendere la pasta sfoglia. Credo che possiamo accontentarci. Abbiamo raggiunto uno spessore finale di circa 3 mm e è quello che a noi serve. A questo punto possiamo cominciare ad inserire il nostro ripieno e partiamo dagli spinaci. Ora metto il formaggio. E chiudo con l'arrostino. Chiudiamo l'estremità. E lasciamo così, sovrapposto. A questo punto giro la carta da forno. Non vi preoccupate per questa piccola parte che non è coperta, ma poi andremo a ricoprirla in un secondo tempo e vedremo subito come. Ora con una rotella, nel mio caso dentata, vado a tagliare delle strisce. La prima per regolarizzare la sfoglia possiamo anche toglierla in questo modo, vedete? E tutte le altre invece le facciamo larghe 1 cm. Si allungano queste strisce, la pasta sfoglia è molto elastica e noi gli abbiamo dato uno spessore che ci permetterà di manipolarla senza problemi. E a questo punto facciamo anche l'ultima, tagliando poi l'estremità irregolare. Ora dobbiamo creare un intreccio con il quale poi andremo a ricoprire il nostro rotolo. Iniziamo con due dei capi. Facciamo questo lavoro.
Dopodiché alzo la terza striscia, sollevo quella successiva, la sposto sul mio lato sinistro e vado a depositarla. Alzo ancora quella successiva e faccio esattamente la stessa cosa. Questo mi permetterà di creare dei rombi. Quindi l'importante è tenere sempre una striscia sollevata e lavorare con quella seguente. Vedete la formazione dei rombi? Adesso facciamo la stessa cosa partendo da qui, quindi sollevo e deposito, sollevo ancora e metto la striscia sotto e creo un altro rombo, vedete? Adesso dobbiamo semplicemente chiudere e quindi facciamo rotolare il rotolo su se stesso e ci aiutiamo con la carta da forno. Qui il nostro disegno. Ora faccio di nuovo pressione ai lati per assicurarmi che poi il ripieno in cottura non fuoriesca. E siamo pronti per spennellare con uovo e latte. Creo l'emulsione aiutandomi così con il pennello e poi comincio a spennellare soltanto le strisce. Cercherò quanto più possibile di lasciare il contrasto tra la pasta sfoglia di base che racchiude il rotolo e le strisce che lo decorano. Ora dobbiamo far scivolare il rotolo su una placca da forno. E possiamo infornare. Il mio forno è preriscaldato in modalità ventilata a 175 gradi e lascerò cuocere il rotolo per 25 minuti circa. Ho appena sfornato il rotolo, adesso lo lascio stiepidire e poi andrò a trasferirlo su un vassoio. Ho messo il rotolo su un vassoietto lungo così da portata. E adesso andiamo a tagliarlo insieme e vediamo l'interno. È ancora molto caldo, però vediamo insieme il suo interno. Eccolo qui, vedete? Davvero appetitoso.
appoggio così. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questo mio video sia stato di vostro gradimento e se così sarà, attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie video ricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.